Nel Partito Democratico sono tanti galli a cantare e non si fa mai giorno. La Voice del PD. Tre candidati, un solo vincitore. Matteo Renzi. Michele Emiliano. Andrea Orlando. Li giudica per noi l'incorruttibile J-Ax, il più esperto, severo, inflessibile dei cantanti italiani. Mettete i tappi alle orecchie, si parte! Il tenore pugliese, Michele Emiliano. Buonanotte, buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero. Il gran turco nei campi è maturo ed ho tanto bisogno di te. La coperta è gelata e l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te. Eccolo lì, Emiliano. Dove non ci arriva con le corde vocali ci mette tanto impegno e interpretazione. Bravo, Emiliano. Sotto il prossimo. Dalla Spezia, Andrea Orlando. Prendi questa mano, zingara. Dimmi pure che destino avrò. Parla del mio amore, io non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene. Dovrebbe essere Orlando, vediamo. Infatti. Beh, ha bisogno di lezioni di canto, eh. Lui è molto indietro rispetto a Emiliano. Ci sono delle imprecisioni, però c'è l'impegno e la volontà. Avrebbe bisogno di un bravo maestro, ecco. Il cantore toscano, Matteo Renzi. In questa notte di venerdì, perché non dormi? Perché sei qui. Wow! Perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te? Cosa ti manca? Cosa non hai? Cos'è che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio votare sì. Ma se... Aspetta. Questo mi sa che è quello che ha provato a far dire sì a tutti gli italiani e che non gli è andata tanto bene, eh? Vediamo. Bella Matteo! Da quando non è più il Presidente del Consiglio, devo dire che mi sta tanto simpatico, gli vorrei dare un abbraccione, quindi gli dico ok, ti prendo, vieni in squadra con me e facciamo un disco. Bella Matteo! Bene, grazie a Michele Emiliano, diciamo un